bentornati su Pillole di Tesla per questa nuova video recensione. Come avrete intuito, oggi parliamo della copertura della vera fibra di carbonio prodotta dalla Yeslac per le nostre telecamere laterali, per la nostra Tesla Model Y/3. Se siete però interessati ai miei video, mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando sul link qua in alto, mettete un like ai video e commentate. E ora, sigla! Ecco il nuovo pacchettino arrivatoci da Yeslac, al cui interno, come potete immaginare, apriamo, ben confezionato, due oggetti. Ogni oggetto è confezionato separatamente. Come potete vedere, abbiamo la copertura in vera fibra di carbonio delle telecamere laterali della nostra Tesla Model 3 Model Y, sia per il lato del guidatore sia per il lato passeggero. Vera fibra di carbonio, molto leggera al tatto, fibra di carbonio essiccata, disponibile in due colorazioni. Ho scelto l'opaco perché ho fatto tutte le finiture della mia auto in nero opaco, ma disponibile anche in nero lucido. Adesivi 3M per permetterne la facile installazione e il primer adesivo. Ma andiamo a vedere un rapido packaging prima di andare a vedere l'installazione. Eccoci qua nella fase di installazione. Prima cosa da fare è pulire a fondo il nostro copri telecamera. Avremo due copri telecamera, uno per il lato del guidatore e uno per il lato del passeggero, che andranno applicati in questa maniera qua. Come potete vedere, la copertura è perfetta, non vanno a coprire le telecamere, che sono totalmente lasciate libere, e danno un aspetto premium alla nostra auto, molto più aggressiva, che si va a intonare benissimo con gli altri accessori in fibra di carbonio già installati. Vi faccio notare che dietro ogni copri telecamera abbiamo i nostri biadesivi 3M e abbiamo in dotazione anche il primer per poterli far aderire al meglio. Prima cosa da fare, come sempre, prendere il nostro alcol denaturato e dare una rapida pulita alla superficie dove dobbiamo andare a applicare il nostro biadesivo, quindi rapida pulita sulla superficie, una cosa proprio veloce. E l'alcol denaturato, come sapete, si asciuga rapidamente e serve per non far rimanere residui. Lo facciamo su ambedue i lati. Una volta applicato il nostro alcol denaturato, andiamo a rimuovere la copertura del cerotto biadesivo in modo da essere pronti per quando mettere il primer per poter attaccare il copri telecamera. Quindi il nostro copri freccia pronto, applichiamo quindi il nostro primer nella zona dove dobbiamo far aderire la nostra telecamera, mettiamo l'adesivo e schiacciamolo per bene per una trentina di secondi. Come potete vedere, anche la freccia rimane libera come la telecamera. Fatto, attaccata. Facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. Come potete vedere, il copri telecamera aderisce perfettamente, coprendo benissimo la telecamera, lasciando libera sia la telecamera che la freccia laterale. Colore nero opaco. Copertura e adesività perfetta. Nuovo look aggressivo alla nostra auto. Anche da questo lato possiamo apprezzare come sia perfetta l'adesività alla telecamera e libera sia la telecamera che la freccia.
amici, eccoci ad aver concluso una bella video recensione su un prodotto in fibra di carbonio che, come sapete, va a abbellire l'esterno della nostra auto, rendendola più aggressiva, più sportiva, e che a me piacciono un sacco. Vendibile per Model Y e Model 3 dal 2017 in poi. Questo modello è per Model Y e Model 3, non per Model Island. Allora, il prezzo di questo copri telecamera è di $85 di listino. Questo potete applicare il mio codice sconto pillole 20 e portarlo a casa per $67. Bene, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e commentate, commentate, commentate. Ciao da Luca!